primo ottobre. Buon primo ottobre. Io non lo faccio mai perché non mi piace imbrodarmi, eccetera, però ieri, voglio dire, più di 2 milioni e 200 mila persone hanno visto questo programmino del mezzogiorno. E quindi sono numeri importanti, grazie per l'affetto con cui ci seguite. Ogni tanto lo dico, ma non per me, lo dico per tutti coloro che lavorano, perché grazie. Secondo me è una bella soddisfazione. A me degli ascolti interessa poco, come mi interessa poco di tante cose, lo sapete. Però quello che mi interessa è il pubblico. Io questo lavoro lo faccio per chi è a casa. E quindi quando ho questo riscontro sono felice. Grazie. Detto questo, no, grazie a voi tutti, perché io sono una piccola parte dell'ingranaggio. Oggi facciamo i maltagliati di castagne, perché parliamo sempre del bosco, dai, funghi. Ottobre, ieri c'era anche un fungo gigante, esatto. Qua, che secondo me forse anche quello, per cui hanno cambiato canale, hanno visto sto fungo, ho detto, ma capito, sono rimasti. Per fortuna che oggi non sei vestito da castagne. Meno male, no. Va. E oggi intanto saluto Federico 40, che oggi è con noi, Sergio Barzetti, la dottoressa Flachi, Alfio e Fulvio Marino, così pronti via. Già pronti abbiamo via. Già un bel parterre. Allora, per questi maltagliati arriva subito lo screenshot degli ingredienti, perché certo, abbiamo la foto, ovviamente click. Le due farine, la farina di castagna e la farina 00, le uova e un goccino di olio di semi questa volta nell'impasto. Poi radicchio, scalogno, brie, vino rosso, panna per la salsa, per il condimento. Quindi castagne in realtà sono nella farina di castagne, nell'impasto delle castagne. Poi più avanti, quando ci saranno le castagne nel bosco, adesso tra pochissimo ci sono, inizieremo a fare anche qualcosa con le castagne. Sì, eh. Tipo una bella torta, eh? Che memoria, che ti ricorda tutto, No, vabbè. So, è il suo lavoro adesso, vabbè, no? Ecco. Vabbè, allora abbiamo messo la farina normale, la farina di castagne, tre uova. E un goccino di olio di semi. E un goccino di olio di semi. Che di solito io non metto mai, però questa volta mi serve, perché la farina di castagne non ha glutine. Mettiamo, ecco, se la usate in purezza non vi verranno mai, va sempre tagliata in questo caso. Ma non c'era una canzone della Zanicchi, farina di castagne al fuoco? Che era polenta di castagne. Polenta di castagne. Vedi, mi ricordavo. No, io so che aveva scritto un libro che è polenta di castagne. Sì, è vero. Quello è vero, sì. È vero. Perché è vero, si faceva, soprattutto nelle montagne, si sostituiva il mais con le castagne, che era il sostentamento dell'inverno, insomma. È vero, le castagne sono importantissime, poi vai nel bosco e le trovi. Sì, ma non era di chi era questa canzone, scusate? Sembrano i cugini di campagna. Dei cugini di campagna, quindi ho fatto una, ho unito il libro della Zanicchi con invece la cosa della... Vabbè, comunque insomma. Facciamo l'impasto, intanto che l'impasto si forma, perché va fatto un attimino lentamente, perché ha bisogno di idratarsi la farina di castagne. Radicchio rosso, che anche questo insomma... Certo, adesso è, dai, tra un po' è bellissimo, no? Anche il tardivo va benissimo. Posso dire una cosa? Guardate anche quando i prodotti sono giusti, quando hanno gli stessi colori anche del bosco, vedi? Guarda, anch'io oggi sono vestita un po' così, no? Un po' bordeaux, un po' come il colore del radicchio, no? Il colore della castagna, il colore del radicchio, il colore proprio di adesso. E quindi... Allora, il radicchio ha la particolarità... Perché lo metti nell'acqua? Ecco, di essere abbastanza marognolo. Allora, per scaricare un pochino l'amaro... No, vai. Lo mettiamo un attimo in acqua fredda, possibilmente anche acqua e ghiaccio. Quanto deve stare in acqua e ghiaccio? Una mezz'oretta, 20 minuti. Così diventa meno amaro? Diventa molto meno amaro e diventa anche più croccante. È vero che dopo noi dovremo andare a soffriggerlo, però intanto lo soffriggiamo diversamente. Vedi che si fa l'impasto lentamente? Scalogno. Quindi, lo scalogno... Lo facciamo, lo tritiamo, non proprio tritato sottile sottile, che si veda qualche pezzettino, perché è bello che rimanga un po' rustico, perché questo qua è un piatto un po' che ricorda la stufa a legna, quella con i cerchi, quindi è proprio... Vero. Tu ce l'hai la stufa a legna? Ma magari... No, cioè, ma ce l'hai la stufa però te? Sì, ma non è a legna, porca miseria, no, ho il camino. Ce l'ho. C'è il camino. Ho il camino. Beh, il camino. Io ce l'ho. Tu ce l'hai? Io ce l'ho in montagna. Sì. Hai visto? Vedi l'Evelina che c'ha la stufa a legna. Certo, è l'unica di noi qua che c'ha la stufa. L'Evelina c'ha la stufa a legna. Tu ce l'hai la stufa a legna, Fulvio? No, io non ce l'ho purtroppo. Però il camino ce l'abbiamo, sì. Io ce l'ho il camino. Guarda, fa compagnia. Alfio, ce l'hai il camino te? Figurati. Il camino, la stufa a legna, la stufa, c'è un caldo in casa mia. Perché accendo tutte e tre. Guarda, vabbè. La stufa legna tanta roba. Tanta roba. Pensa che io ce l'aveva, no, mia nonna, e quando faceva la polenta che toglievano i cerchi per metterci il paiolo dentro,
Io rompevo sempre le scatole al primo avventore che passava lì vicino, perché non ci arrivavo, mi era proibito andare vicino perché scottava e volevo sempre vedere cosa c'era dentro nel paiolo. Vedi, ogni c'è mia sorella che dice che gli ho fatto venire due scatole così tutte le volte, mi prendi in braccio. È vero, vedi, però così. Insomma era un predestinato. Dici? Sì, tesoro, purtroppo sì, o purtroppo per fortuna nel nostro caso. Allora, soffriggiamo lo quindi abbiamo lo messo scalogno in soffrittura con esatto, l'olio. Nel poi soffritto io ci metto sempre un po' di sale e un po' di pepe. Perché? Perché mi aiuta intanto a tirar fuori quel po' di acqua di vegetazione dello scalogno e poi se partiamo con un soffritto bello saporito diciamo che abbiamo già fatto metà del lavoro. Quindi parte con un bel sapore di fondo perché deve rimanere questo. Prendiamo il radicchio, quello che abbiamo tenuto a bagno. Sì, quello lì è stato tenuto a bagno un po' di più. Esatto, lo strizziamo. E quindi gli abbiamo tolto l'amaro. Gli abbiamo tolto l'amarognolo, lo strizziamo e lo mettiamo qua. Questo lo tengo perché mi servirà dopo per dare un po' di croccantezza quando abbiamo finito il piatto. Qui invece hai messo? Qui ho messo a scaldare la panna. Ok. Perché dobbiamo fare una crema, una fonduta di brie. Quindi ho messo proprio la panna a scaldare. Quando si fa la fonduta di brie bisogna sempre mettere una parte grassa, o la panna, o il latte, o quella roba. È meglio. Perché se mettete invece il brie direttamente, si appallottola tutto. T'hai detto bene, a scaldare, non fatelo bollire, perché sennò si proteinizza il formaggio e è un casino. E diventa una pallottola anche lì. Quindi bisogna guardare che fondere il formaggio non è una cosa semplice. Sì, no, nel senso devi stare attenta. Ecco, se scaldate troppo la panna o il latte ottenete l'effetto contrario. Allora, siccome noi dobbiamo sciogliere un attimo il brie, facciamo che diamo il gold così. Ma pronti via, già ora? Gold, baby, non richiamerò. Allora, siamo qui, sono le 12.06, stiamo facendo i maltagliati di castagne col professor Persegani. Allora, riassumiamo, partiamo dal sugo, visto quello esatto, che stiamo facendo. Scalogno soffritto con un pochino di olio, sale e pepe nel soffritto, abbiamo messo il radicchio che abbiamo precedentemente tagliato e lasciato a mollo nell'acqua e ghiaccio per una mezz'oretta. Per togliere l'amaro. Scaricasse un pochino l'amarognolo. Adesso, che è pronto, per rafforzare il colore ci mettiamo un po' di vino rosso. Se no è tutto marroncino, invece così riprende il suo bel bordeaux vivo. Bordeaux. Quindi facciamo un antociano su antociano, Antonella. Antociano su antociano è incredibile. Senti, invece il brie, tu lo stai facendo sciogliere. Allora, vedi che si sta sciogliendo. Guardate, leggermente. Attenzione, perché non deve essere troppo calda no, la panna. Assolutamente, se no proteinizziamo, insomma facciamo il formaggio, anche se questa è una croûte fleurie, come si dice in Francia, quindi cioè crosta fiorita, che è un formaggio con la classica crosta bianca, insomma. Certo. Questo rimarrebbe in giro. Allora, sai cosa faccio? Per avere poi un sapore più sapido, che contrasta l'amaro anche dello scalogno, scusa, del radicchio e della castagna, perché la castagna ha questo retrogusto. Perché ricordiamo po'... che la farina di castagna non l'abbiamo utilizzata nell'impasto dei nostri maltagliati. Esatto, allora intanto che si scioglie questo, facciamo i maltagliati. L'ho già tirata la pasta prima, certo. L'ho messa qua un attimo sul telo. Abbiamo visto, abbiamo fatto metà farina normale e metà farina di castagna. Esatto. Nella stessa quantità? No, abbiamo fatto 100 di farina di castagna e 200 di farina. Esatto, perché la farina di castagna in genere un pochino meno. Otteniamo questo risultato, scura, sì. Questo bel colore di castagna, ecco. Questa l'ho fatta già asciugare un pochino perché così nel tagliarla vedrai che ci faciliteremo l'operazione. La arrotoliamo, ma stavolta dai, ha fatto anche bene. E poi per fare i maltagliati facciamo così, facciamo la punta e la togliamo. Via. Guarda, è vero, cioè guardate il coltello come va a destra e a sinistra, quindi, vedi? Fai destra, la punta, fai la punta e dritto. La togli e dritto. Vedi, punta, punta, tacco, punta, punta, dritto. Le. Questi che sono anche un po' più spessini, li buttiamo subito in acqua. Acqua salata? Acqua salata, salata. Classica della pasta proprio. E siamo molto attenti al sale. Quanto hanno di cottura? Poco? Due minuti, sì, questi qua è pasta, è fresca, poi è anche certo. È un po' spessina ma è fresca, quindi ci vuole proprio un attimo. Intanto è venuta pronta questa fonduta, vedi che adesso ci che sono... Però perché tu la fai? Ecco, una cosa che non ho mai visto fare... Perché è... voglio che questa crosta qua venga proprio tutta insieme al formaggio. Quindi quando non vi viene bene, forse l'ideale è far questo. Allora sì, se non vi viene sì, ma questa volta è voluto. No, 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 ma nel senso più semplice forse. Certo. Benissimo, guarda come ti è venuta bene. Vedi come mi è venuta bene la cremina?
e non sto lì a aspettare che si sciolga tutta, perché poi non si scioglie mai. Ecco. Allora, i maltagliati, ovviamente, questa era acqua già bollente, in un attimo vengono su e sono pronti, perché attenzione, con la farina di castagne è un attimo che cuociono, non deve stare lì a cuocere molto, perché non avendo glutine è molto più veloce la cottura e poi rimane questo bel sapore anche, ecco, di castagne. Ecco, se uno avesse problemi di glutine può fare solo farina di castagne, non stanno insieme. Basta magari metterla con un qualche preparato, poi tagliare con la farina. Magari qualche preparato per... Senza, no, ci sono, vero? Sì. Farina di riso, va bene. Ecco, una farina di riso, ecco. No, perché magari uno voglia di mangiare, ecco, la se farina usate di... la farina di riso, bravo Sergio, bisogna per usare l'acqua calda per impastare insieme alle uova. E così lega. Ecco. Se no, così se lega, no, bene. Bravo, hai fatto bene a dirlo, perché poi uno magari prova e dice guarda, non viene, questi mi dicono di fare la farina di castagne e di riso, invece non è venuto poi. Allora, li saltiamo, nel radicchio. Quindi già questo è un piatto. Questo è già autunno, potremmo, guarda, già fermare, se uno magari un po' vuole, non può mangiare i formaggi, eccetera. Già solo così, con radicchio, l'olio, sale, sì, e pepe. Assolutamente. Prendiamo il piatto. Chiaramente noi, siccome siamo golosi, molto, ecco, ci mettiamo anche la fonduta. Prendiamo. Di fonduta di formaggio. Sì, Allora ne mettiamo un po' sul vedi fondo. Com'è bella, così. Vedi com'è rimasta bella densa, spinacosa invece. No, deve rimanere bella... Non bisogna mettere troppa panna, quando dovete fondere, perché il segreto è quello lì. Poi prendiamo i maltagliati belli mescolati al radicchio. Ce li mettiamo così sopra e voilà. Volendo anche un po' di formaggio grattugiato sarebbe bene. No, ci rimettiamo sopra anche un po' di fonduta. Vai, allora, ce la vado io? Sì, no, sennò poi magari ti rovino. Io esagero, sai. Saranno. Allora, mettiamo un po' di fonduta e poi andiamo a mettere ancora un pochino di questo radicchio qua che andiamo ad asciugare e gli diamo proprio la parte croccante sopra. E fresca, e buon appetito. Eccoci qua, maltagliati di castagne del professor Persegani. Grazie. Grazie.